preso il calmin stamattina per non venire qui a fare le solite mie prove di forza che però non hanno mai portato da nessuna parte. Però l'urlo è preciso. Abbiamo scritto alla regione e l'urlo, ripeto, è preciso perché il presidente che ho sentito, che mi ha detto che verrà a breve, che in questo momento significa domani, dopodomani, cioè dobbiamo prendere delle decisioni, venga. Il prefetto mi ha detto sarà presente, il presidente della provincia sarà presente. Io spero che mi portino anche RFI per avere subito l'autorizzazione a passare sui sedimi. Se tutto questo si avvera, credo che si deve avverare, non può essere diversamente, perché altrimenti questo tono pacato che uso oggi cambierebbe in una maniera spaventosa, perché io non sono più, sono stufo di far da parafulmine a incombenze di altri. Io non sono responsabile di questa situazione, ma me la prendo per il momento, me la prendo per il momento. A questo punto dico a tutti, venite, perché è passato questo momento. Se non diamo vita a queste nuove tubazioni che ci portano fuori da questo passato, che è vergognoso per una provincia di questa portata dal punto di vista turistico, noi credo che faremo azioni diverse, me le inventerò, ci penserò. In politica ho sempre detto che per costruire il nuovo bisogna rompere. Bene, troverò il modo di rompere tutto quello che ormai è già rotto, ma far sì che si possa costruire. Lei ha detto che il comune potrebbe metterci 1 milione di euro. Qual è il tratto? È quello tra Diano e Iperia, giusto? Beh, noi dobbiamo riparare quella safena che è continua rottura che va da Imperia, Borgo Prino a Vallebona. Per dire che fare un buon lavoro bisognerebbe andare a fare la presa sopra il McDonald's, sotto il comune di Imperia, che ha un tubo affiancato alla sedime ferroviario. Verosimilmente 3 milioni e mezzo. Con un tubo veloce da portare a Diano, il che mette in condizione di non avere più rotture, e quindi, come dicevo, l'acqua c'è. Non diamo questa idea che qua non ci sia l'acqua. Qua noi abbiamo acqua, però l'acqua non c'è, qualche volta perché si rompono i tubi. Se non si rompe più quel tubo lì, noi avremmo risolto il 90% dei nostri problemi, tenendo presente che non ci dobbiamo più fermare, perlomeno io per i prossimi 2 anni, a trovare un'altra fonte di captazione, perché non è logico pensare che noi siamo serviti da Roya Bis, punto e basta. Se salta quel tubo lì, noi siamo di nuovo senza acqua. Quindi è un momento di programmazione che non va finito, che lo Stato ha necessità di avere ben chiaro. Quindi io il Ministero lo interpellerei per dire queste non sono opere che paghi con la bollettazione. Queste sono opere che vanno fatte per poi essere pagate in maniera congrua con la bollettazione, ma per poterle mantenere. E chi poi sarà soggetto a doverle mantenere dovrà accantonare da quelle bollette le cifre adeguate per poter far sì di cambiare i tubi, di non ripararli solo nel tempo. Questa è un po' l'idea.